Buongiorno Sinsauri e bentornati sul nostro canale. Vabbè, chiudiamo la portiera di questa macchina e vediamo cos'è questa macchina. Questa macchina è quella macchina che, se andate ad un track day e chiedete a un appassionato qual è il miglior mezzo per partecipare a un track day oggi, e questa è la risposta. La risposta è Porsche 911 GT3 RS, è la più veloce, ma forse anche no, non so se avete visto passare una Daytona, ma è sicuramente quella che vi farà divertire di più. Guardate il contachilometri, mettiamolo in versione strada o pista con un tasto. Sono i tastini che potrete andare a modificare in Content Manager. Siamo a Rijeka, io direi una delle piste per eccellenza per fare track day a 2 e 4 ruote. Abbiamo a disposizione 500 cavalli, io ho optato per le gomme slick, avete anche le Hyper Road, però ci hanno dato queste. Allora, per averla, innanzitutto per averla questa macchina, dovete iscrivervi al gruppo Facebook Assetto Corsa Racer o MNBA, sono due gruppi che condividono questa macchina. La fisica la dobbiamo a Matteo Vignaroli di Assetto Corsa Racer, la grafica ad Adrian Sui. Detto ciò, iscrivetevi a tutti e due, che non sbagliate, vi verranno messe a disposizione alcune mod gratuite veramente fantastiche, altre invece ve le dovrete andare a pippare su Patreon, ma ne vale sempre la pena, anche perché questi signori non chiedono grosse cifre per ciò che mettono su Patreon. Detto ciò, questa invece, bellissima notizia, è completamente gratuita. Abbiamo un sound da paura, spero di averlo regolato bene, perché io utilizzo OBS per fare i video e non sempre, non tutte le macchine reagiscono allo stesso modo nella registrazione, mi auguro di sì. Abbiamo una tenuta di strada fantastica, ma soprattutto perfettamente conforme a quello che è la macchina, perché quando io vi provo le GT3, le GT1, le Formula 1, ve lo dico, io una macchina del genere non l'ho mai provata e non so se la fisica è davvero attinente alla verità. In realtà questo modello, no, ma il modello precedente di GT3 RS, io l'ho provato e vi garantisco che, siccome ho provato l'auto di un carissimo amico al quale potevo anche distruggerla, non mi sono tirato indietro. L'ho provata più volte quando si poteva fare a Franciacorta, l'ho provata ad Adria, quindi in pista, non l'ho mai provata a Rijeka, ma vi garantisco che il comportamento della GT3 RS, modello precedente a questo, è molto simile. Cioè, io quando guido questa macchina su Assetto Corsa riesco a percepire gli stessi movimenti della vettura, ovviamente senza tutto quello che è l'ambiente dinamico che mi aspetterei dalla macchina vera. Come avete visto sul guidato, sono riuscito non solo a stare appresso alla Daytona, che peraltro la sto usando in questo momento bassa di giri, ma addirittura a stargli appresso io con questa, ma è così anche nella realtà, rispetto a un hypercar riesco a staccare molto dopo e a percorrere molto meglio le curve, perché ho un grandissimo carico aerodinamico. Qua abbiamo addirittura il DRS, che noi non andremo a utilizzare, ve lo utilizzo una volta, guardate che si accende la lucina, o le slick in questo caso, per cui è una vettura che davvero può girare sugli stessi tempi della sua gemella che corre il campionato GT3, se ci buttiamo su un paio di slick. Bene, nel guidato ci ritroviamo di nuovo il Daytona, vediamo, divertiamoci, speriamo di non distruggergliela, ma tanto non ci costa niente. Guardate la sua accelerazione, lui va, lui frena, io freno un po' dopo e meno deciso. E qua addirittura devo frenare solo perché c'è lui, se no non avrei frenato. Uè.
Ragazzi, qua cos'è sta cosa? Poi su rettilineo mi risvernicerà e io lo ripiglierò di nuovo. Mi ricorda quando col mio CBR percorrevo queste bellissime curve e arrivavano i mille vaffanculo finché non arrivavo al guidato, ero nella merda, ho sbagliato marcia in pieno. Il Toyotona Supra! Quella, ragazzi, arriva anche questa da MNBA, eh? Capite? Ecco, questa è bella, riesco a guidarla anche parlando, perché è intuitiva al 100%, è reale, è fisica, nel senso percepisci una fisica di guida così piena, così vera, che il tuo cervello si aspetta quello che lei va a fare. Quindi questa la dovete avere. Siamo ancora qua, stavolta spero di non sbagliar marcia e non mettermi di nuovo la macchina per cappello. Lui frena, io doso solo il gas senza frenare, col pettino di freni, perché qua mi mette in difficoltà. Lui qua deve un attimino parzializzare, io no, perché ho gli slick, perché è una macchina con un carico aerodinamico volgare e me lo ritrovo di nuovo lì. Guardate, guardatelo lì. Ma adesso sul dritto torna su. Pensavo di giocarmela coi Cayman e giocare in mezzo alle Porsche, invece guardami qua. Se qualcuno si sta chiedendo, ma come hai messo il livello di difficoltà degli avversari? Guardate, io faccio così, essendo track day, il livello degli avversari non può essere quello dei piloti. Allora, lo metto al 96-97% e poi apro la rosa da 100 fino a -3-4% rispetto al centro tolleranza. Guardate che figata. Ecco come io vado a settare la capacità del pilota. Quindi questo pilota che ho davanti può avere una capacità di guida tra il 92 e il 100% in linea di massima, e questo non mi è dato saperlo e non lo voglio neanche sapere, perché in un 3D funziona così. Non sai quanto è bravo il pilota che ha davanti, può avercela davvero la Daytona SP3, ma può anche non saperla guidare. Cosa rara, perché di solito chi si compra questa macchina un corso di guida se lo fa. Anzi, a dire il vero, chi si compra questa macchina non viene certo a guidare a Rijeka. E stavolta non ho potuto inserirmi. Sì, ma affiancare un Daytona con una Porsche GT3 RS è qualcosa di fantastico. Ragazzi, il bello di fare questi video per voi non è proporvi video, ma è quanto cazzo mi diverto a guidare. Tiro un attimino il fiato perché devo dire che mi sono sentito a Rijeka. Mi sono sentito in quella pista che frequentavo da ragazzo col mio CBR, per sentirmi figo, per sentirmi veloce. E poi lì, dietro questi paddock, a mangiare rasnici e cevasnici. Bene, spero di avervi trasmesso l'adrenalina che quest'auto trasmette a me, e vi garantisco, io ne ho fatta tanta di pista vera, e riuscire a trovare ancora queste sensazioni da quello che in tutto e per tutto chiamiamolo simulatore, ma è un videogames, è bello, perché mi fa tornare indietro negli anni. Io di anni purtroppo ne ho 50, ho deciso per un paio di vicissitudini un anno e mezzo fa di attaccare il casco della moto al chiodo, e risulta per me un po' troppo difficile invece frequentare con costanza la pista con la mia vettura a quattro ruote, perché è troppo oneroso, e quindi questa è la mia alternativa. Quando l'alternativa è fatta bene, come è fatta bene in questo modo, io mi diverto. Quindi ragazzi, se non siete già iscritti ad Assetto Corsa Racer o a MNBA, fatelo
e cercatevi questa macchina, se no chiedetela ad Adrian Sui o a Matteo Vignaroli e loro ve la passeranno, vi diranno come averla. Io mi sono divertito tantissimo e devo dire che con le mod giuste, io in tante occasioni vi ho detto che il mio sim preferito è Automobilista 2, ma con le giuste mod, Assetto Corsa non ha davvero nulla da invidiare ai più recenti sim. Anzi, devo dire che tra i due sim, Kunos è ancora quello che mi fa divertire di più, nonostante i miglioramenti e tutto ciò che consegue su Assetto Corsa Competizione. Ragazzi, questa macchina è bellissima. Io ve l'ho solo guidata perché mi esalta guidarla, ma è bellissima da vedere. Fatta bene. Guardate, cioè... e cazzo, ve lo devo anche dire. Guardate che figata. Guardate che bello. È bellissima fuori. Ha anche dei cinematismi, si aprono le portiere. Col caschetto appaga. L'unica cosa che non capisco, ma probabilmente è un effetto, è che se mi giro cala leggermente la luce, ma sinceramente non me ne frega un ben amato cazzo. È figa. Guardate, accendiamo le luci, sì, anche i quadri strumenti, diciamo, vengono più leggibili. Io lo adoro. Guardate che bello il volante, cioè, solo il volante sarebbe da poterlo strappare fuori da Assetto Corsa e appenderlo in camera. Dovete averla, dovete averla. Ciao ragazzi e alla prossima.